Allora, mi fa piacere vedere che quelli della settimana scorsa sono ancora, dopo le nostre varie maratone, ancora ben presenti. Abbiamo due nuovi ospiti, o meglio, Maria l'abbiamo già conosciuta mercoledì. E scusami, Andrea Scorrano. Andrea, Sì, piacere. piacere. Allora, siete qui ovviamente per ascoltare Alexandra e non me. Quindi vi presento Stefania innanzitutto, che sarà la nostra interprete oggi. Alexandra è stato il producer di Prison Valley, ma soprattutto il cofondatore di Upian, che è una diciamo, compagnia di produzioni digitali multimediali che per noi di Altera diciamo, rappresenta un modello di business, di idee, di creatività e che è sicuramente una delle più importanti d'Europa attualmente. Se vi ricordate la videoconference che abbiamo avuto con Enshin, che aveva presentato come caso alternativo a The Defector Alma, dicendo che era una maniera diversa di trattare il tema della soggettiva, del racconto dell'esperienza in soggettiva. Ebbene, Alexandro oggi ci parlerà estesamente di Alma, essendone stato il producer. Allora, come sapete, io sapete adesso come mi piace salutare i nostri ospiti, quindi vi lascio ad Alexandre Brachet. Merci, c'est bon. Grazie, molto gentili. Bah écoutez, moi je suis très content d'être là. On va passer une longue journée ensemble. Sono molto contento di essere qui e passeremo una lunga giornata insieme. Et donc moi ce que je vous propose c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose d'humain et de riche. Donc surtout vous me posez toutes les questions que vous voulez, vous interagissez. Quello che vorrei è fare qualcosa di molto umano e ricco, quindi vi invito a fare tutte le domande e a collaborare insieme. Et effectivement, moi je suis pas un professeur, hein, je suis vraiment producteur. Donc ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de partager mon expérience. Io non sono un professore, sono un produttore, quindi quello che vi propongo è condividere la mia esperienza. Et voilà, je vais essayer de vous donner avec le plus d'honnêteté et je vais vraiment partager l'ensemble de mes idées, de mes documents. Cercherò di condividere con voi l'insieme delle mie idee e dei miei documenti. Et ceci sur plusieurs, en gros, plusieurs thèmes. On va parler de création, on va parler de production, on E va aussi. parleremo di creazione, di produzione, voglio farlo su diversi livelli, su diversi temi. Et on va parler aussi de financement, on Anche va di parler de finanziamenti, di distribution, on va distribuzione. parler des métiers, on va parler Parleremo di professioni, de l'audience. dell'audience. Voilà. Donc c'est pas facile avec ton prénom, c'est Stefania. Stefania, parce que bon, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête régulièrement. Ovviamente sapete che dovrà fermarsi regolarmente ogni e io tradurre. Est-ce que vous parlez un peu français quand même ou pas? Voi parlate anche un po' francese? No. Non? English? English? Everyone is speaking English? Or not? Up to you, but c'est parce que beaucoup des programmes que je voudrais vous montrer, ils vont être soit en version française, soit en version anglaise. Perché molti dei programmi che andrò a mostrarvi saranno o in versione inglese o in versione francese. Ok, so on verra, on va se débrouiller. Vedremo un po', forse ci vedremo. Donc juste quelques mots d'introduction. Donc moi je m'appelle Alexandre, j'ai 40 ans, j'ai créé cette boîte il y a 15 ans. Allora, io mi chiamo Alexandro, ho 40 anni, ho creato questa azienda 15 anni fa. Et aujourd'hui Upian c'est deux métiers. Oggi Upian ha due mestieri. Un, celui-ci, donc celui de producteur de documentaires interactifs. Uno è quello di produzione di documentari interattivi. Et un deuxième, qui est un métier historique, qui est plutôt un métier de studio. E l'altro è un mestiere più storico, cioè un mestiere di studio. Et de studio, donc de web design, et web design uniquement pour des sites médias. E studio di web design solo per dei siti multimediali. Media, no, no, no. Media, Media, je veux dire par là des mediali, sites de quindi. journaux, des sites de Quindi radio ou des sites de giornali, télévision. radio, televisione.
Et c'est assez important ces deux métiers parce que les passerelles entre l'un et l'autre, bah, y en a beaucoup. Ci sono molti passaggi e punti di collegamento tra questi due mestieri, tra queste due professioni, perciò sono importanti tra loro. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'équipe. Ad esempio, non so se conoscete l'équipe. L'équipe qui est vraiment le quotidien numéro un sur le sport en France. Che è il quotidiano numero uno sullo sport in Francia. C'est 70 millions de visites par mois. Sono 70 milioni di visite al mese. Donc ça veut dire que quand on repense toute l'interface, donc le graphisme. Quindi quando si pensa a tutta l'interfaccia, alla grafica de site aussi puissant que celui-ci. Di siti potenti come questo qui. No, ça veut dire qu'on doit s'attacher vraiment à penser à l'expérience utilisateur. Significa che bisogna pensare proprio all'esperienza dell'utilizzatore. Et ça, ce savoir-faire là, c'est des années et des années d'expérience et c'est un savoir-faire qu'on va retrouver évidemment dans les documentaires. E questo savoir-faire che abbiamo utilizzato per anni ed anni sono lo stesso savoir-faire che ritroveremo nei web documentari. Parce qu'il y a un, et on va y revenir longuement, mais un des fondamentaux du web documentaire, c'est que l'interface, c'est à peu près l'équivalent du montage dans l'audiovisuel. Quindi la parte fondamentale è che l'interfaccia è un po' l'equivalente del montaggio nell'audiovisivo. Quindi questa è la parte più importante di un web documentario. Alors, on va rentrer petit à petit. Est-ce que vous voulez bien chacun vous présenter Volete magari ognuno di voi presentarsi? Que je sache un peu qu'est-ce que vous faites, si in maniera vous êtes che io sappia artiste, che cosa fate anche voi, se siete artisti, produttori, registi, fotografi, giornalisti. Sì, io posso capirci. Bene, allora mi chiamo Scorrano Andrea e sono un videomaker e un produttore indipendente. Cerco piano piano di orientarmi anche verso il web documentario perché penso che sia una nuova prospettiva. Ho qualche piccolo progetto alle spalle, ma nulla di ambizioso. Vorrei conoscere di più per poter eventualmente intraprendere questa anche questa strada. Perfetto. Sono Marcella, sono una videomaker e anche a me interessa il web documentario. Io sono Marco, sono sia architetto che fotografo documentarista e chiaramente diciamo come ho visto per esempio nei festival di diciamo così come ho visto nel festival di Perpignan mi piacerebbe diciamo riuscire a partecipare alla creazione di un prodotto di questo tipo insomma. Ok. Donc ça c'est quelque chose effectivement de très fort dans le web documentaire, c'est qu'au tout début, à l'origine, c'est beaucoup les photographes hein, qui sont venus. Hein. Et les photojournalistes, photographes, del web documentario sono soprattutto i fotografi e i fotogiornalisti che sono venuti. Et bon ben bien sûr on va y revenir longuement, mais parce que produire ça veut dire accompagner des auteurs. Perché produrre significa accompagnare degli autori. Moi, j'ai pas d'idée. Io non ho idee. Oh, c'est pas vrai, j'en ai un peu. Non è vero, vabbè, ne ho un po', però. Mais avant tout, c'est à peu près, on va dire, parce qu'il existe aussi des projets de producteurs. Perché esistono anche dei progetti di produttori. On verra Gaza Sderot, c'est e vraiment. E questo lo vedremo con Gaza Sderot. Gaza Sderot, c'est vraiment un projet de producteur. Che è un progetto di produttori. Mais Alma. Prison Valley, ma Alma, Prison Tanatorama, Valley, c'est vraiment des projets d'auteur. Sono invece dei progetti d'autore. Et souvent, ce qu'on voit, c'est un couple, d'un côté un photographe et de l'autre un journaliste. E spesso si vede una coppia, spesso un fotografo e un giornalista uno accanto all'altro. Historiquement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la photographie, elle a subi aussi une révolution numérique très tôt.
Storicamente è così, perché anche la fotografia ha subito una rivoluzione digitale molto presto. E pareil pour la presse. E stessa cosa per la stampa. So. Edoardo, everyone is knowing you, you're a big star. Io sono Edoardo, attualmente lavoro per Altera Studio, come sapete. Noi siamo una compagnia di produzioni multimediali. Abbiamo organizzato questo laboratorio per dare l'opportunità sia a persone interessate che a noi stessi di ascoltare, diciamo, dei consigli, delle lezioni sul tema del quale. Scusate, nel frattempo continuiamo l'acqua. Sono interessata anche, sto lavorando attualmente a un progetto di documentario in con user generated content e mi piacerebbe che in un futuro potesse diventare un web documentario. Ok, donc ça, voilà, ça c'est intéressant, tout ce qui est user generated content, tu sais ce que c'est ça? Oui. Everyone knows è molto interessante quello che è tutto ciò che ha a che fare con lo user generated content. Perché c'è vraiment une famille à part. Perché è davvero una famiglia a parte. Parce que ça pose une autre question. Perché questo pone un'altra domanda. C'est à ce moment-là, est-ce que les internautes, est-ce que les participants qui envoient du contenu, cioè gli internauti o comunque i partecipanti che inviano dei contenuti, est-ce qu'à ce moment-là, eux sont considérés comme des auteurs ou pas? Sono considerati loro degli autori oppure no nel momento in cui intervengono? Vraiment, c'est une très grande question. Quindi questa è davvero una domanda molto importante. Et par ailleurs, quand on veut raconter une histoire forte comme celle d'Alma, est-ce que on donne la possibilité à des gens de participer en envoyant du contenu ou pas? E quando si racconta una storia importante, come ad esempio quella di Alma, si deve dare o no la possibilità delle persone di inviare dei contenuti, di partecipare? Pourquoi? Parce que une des particularités du web documentaire, en tout cas, moi je pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'un web documentaire? E io faccio sempre la domanda, che cos'è un web documentario? Qu'est-ce que c'est la définition? Cioè, qual è la definizione? Pour moi, c'est avant tout un documentaire. Per me è innanzitutto un documentario. Avant tout un documentaire. Et en fait, c'est plus, plutôt que de donner une définition, j'aime bien plutôt poser une question. E piuttosto che dare una definizione, a me piace invece dare una fare una domanda, scusa. Sì. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur internet qu'on pourrait pas faire à la télévision ou au cinéma? Cioè, che cosa si può fare con internet che non si potrebbe invece fare con alla televisione oppure al cinema? E par exemple, la question des internautes qui participent, ça c'est une des choses qu'on peut faire sur internet qu'on peut pas faire à la télévision. E ad esempio il fatto degli utilizzatori di internet che intervengono è qualcosa che si può fare solo su internet e che non si potrebbe fare, voilà, alla televisione. Ça c'est clair, hein? Quindi questo è un elemento chiaro. Faccio fatica a fare una definizione anche di quello che faccio. Comunque, l'interesse trasversale per tutti i linguaggi dei media, di background in graphic design, in blog, l'interesse in social media, però, ripeto, sfrutto quel che tu hai detto, diciamo, mi interessa molto l'interaction design, sono un usabilista puro. E penso che proprio l'interaction design, in questo periodo qua, rappresenti per certi versi il collettore di tutta la comunicazione, cioè un approccio chiave alla comprensione della comunicazione in terzo millennio. Cioè. Ok, cool. Donc là on va beaucoup dialoguer tous les deux. Quindi dialogheremo molto. Ho cambiato la presentazione rispetto a quello che ho fatto la volta scorsa, dato che hai parlato di questo, voglio sentire, quindi è molto una cosa che sento molto vicino a me, l'interfaccia e l'interazione. Super. Maria, sono una laureata in scienze della comunicazione, ho scritto per quotidiano online locale e mi piacerebbe lavorare nell'ambito del giornalismo d'inchiesta. Bon, super, c'est un groupe très varié avec tous les métiers. Un gruppo molto vario con tutti i mestieri.
Bon, j'espère vraiment qu'on va avoir de l'internet. Spero davvero che riusciremo ad avere internet. Parce que voilà, sans internet, c'est très très compliqué et ça aussi perché c'est perché senza internet è molto moi, complicato. Voilà, moi mes programmes et anche perché i miei programmi je ne peux pas les montrer sans internet. Non posso mostrarli senza internet. Sinon, c'est que ce n'est pas un web documentaire. Perché altrimenti non sarebbe un web documentario. C'est la base. Sono le basi proprio. Non. Et plus sérieusement, beaucoup font intervenir des bases de données. E ora, parlando più seriamente, molti fanno intervenire delle, dei database. Et une base de données qui est nourrie en temps réel. E dei database che vengono nutriti. Et donc, sans internet, ça ne fonctionne quindi pas. Senza internet non potrebbero funzionare. Bon. Alors, plusieurs choses. Moi, je vais vous proposer, comme on a toute la journée, est-ce que tout le monde va rester toute la journée ou pas? Tutti restate tutta la giornata? No, il va pas. À quelle heure tu t'en vas? À quelle heure te ne vai? À une heure. Ok. À l'heure du déjeuner. Ok. Parce que j'ai. Donc. Qui c'est qui a vu Alma en entier? Qui a visto Alma interamente? Interamente. Toi? Ok. Parce que ça, Alma, je peux le montrer sur l'iPad. Perché Alma lo potrei mostrare sull'iPad. Sans connexion. Senza connessione. Parce que là, c'est la particularité de ce programme-là, c'est que sur les tablettes, il est très lourd. Perché la particolarità di questo programma è che sui tablet è molto pesante. Et que donc on peut le télécharger avant. Lo si può voilà. Però scaricare prima in tempo. Ok. Donc. Quindi si può vedere sul okay. Tablet. Mais sinon, aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde deux types de programmes. D'abord, les web documentaires qui sont vraiment 100% internet. Quindi vorrei affrontare due programmi, cioè il due primo, famiglie il web, ouais. Due famiglie di programmi, il web documentario che sono al 100% fruibili su internet. Et si ça vous intéresse, e se vi interessa anche. Une deuxième famille de programmes qui est plus, donc des, pareil, des web documentaires, mais qui sont correlé a un documentaire de télévision. E un altro tipo di programma, cioè dei web documentari che però sono correlati a delle serie televisive. E qui donc joue souvent le rôle de second écran. E spesso giocano il ruolo di secondo schermo. E ça, voilà, c'est quelque chose qui développe beaucoup aujourd'hui. Vraiment la relation entre la télévision et l'internet. E questa è una cosa che sviluppa molto oggi la relazione tra la televisione e internet. Et donc voilà, est-ce qu'on est capable de faire des documentaires dans des expériences de second écran? Quindi siamo capaci di fare dei documentari in un'esperienza di secondo schermo, cioè quindi è questa la grande domanda. E ça peut prendre plein de formes très différentes. E questo potrebbe prendere delle forme differenti, tante forme differenti. Et notamment une que moi j'aime bien, qui est moins le temps réel entre les deux écrans. E in particolare una che a me piace molto, che è meno tempo reale in tempo reale. Et plus un documentaire multi-écran. Ed è più un documentario multischermo. Et donc plus, presque un peu comme fait Channel 4 en Angleterre. E come fa un po' Channel 4 in Inghilterra? C'est une campagne. C'è una campagna. Et c'est un engagement. C'est on va prendre un thème. C'è è un impegno. In pratica si prende un tema. Et on va faire un film. E si fa un film. Avec un auteur A. Con un autore A. Et peut-être sur internet on va faire complètement autre chose avec d'autres auteurs. E poi su internet si fa una cosa completamente diversa con altri autori. Mais on va créer une dynamique. Ma si crea una dinamica. Et on va faire émerger le thème dans la société. E si fa emergere il tema nella società. Voilà, parce qu'on a les deux écrans et donc c'est des cadences différentes. Perché si hanno i due schermi con delle cadenze differenti. Voilà. Alors, donc si je dois donner une définition simple, pour moi un web documentaire c'est avant tout un documentaire
Quindi innanzitutto, per dare una definizione semplice, per me web documentario è un documentario, semplicemente. E donc on va avoir des images, du son. Avremo immagini, suoni. Du texte, de la testo, voix. Della voce. Mais on va avoir aussi. Ma si avrà anche. Les autres outils. Gli altri strumenti. E les autres langages ou typologies de langage. Gli altri linguaggi, le altre tipologie di linguaggio. Que permet Internet. Che si permesse tramite Internet. Alors ça veut dire, on l'a déjà dit, hein, ça veut dire base de données. Quindi un database, come vi ho già detto. Ça veut dire user-generated content. User-generated content. Mais plus que tout, ça veut dire hypertexte. Ma più di tutto ipertesto. Ça, il ne faut pas l'oublier. Questo non bisogna dimenticarlo. Le fondamental de l'Internet, c'est l'hypertexte. Sono le basi dell'Internet, cioè di Internet, cioè l'ipertesto. Et c'est certainement une des plus grosses révolutions dans le langage. Ed è una delle più grandi rivoluzioni nel linguaggio, questo. Dans le langage audiovisuel, en tout cas, nel c'est l'hypertexte. Nel linguaggio audiovisivo, cioè l'ipertesto. Bon. Et on a évidemment encore d'autres choses qu'on abbiamo va voir. Ovviamente anche altre cose che vedremo. On va voir petit à petit, mais enfin, quatrième grande famille, ma c'est la quarta vraiment, grande famiglia è c'est anche. C'est le design et c'est l'interaction. E il design, quindi l'interazione. C'est vraiment ça. C'est quelle est la place qu'on va donner. Quindi qual è il posto che andremo a dare au spectateur, allo spettatore. Et cette place-là, on va la mettre en scène avec l'interaction. E questo posto l'andremo a mettere in scena con l'interfaccia. Et si possible. Quindi se possibile poi. L'interface, elle doit d'ores et déjà raconter un début de l'histoire. L'interfaccia deve già raccontare un inizio di storia. Voilà. Si l'interface elle n'est que du graphisme, se l'interfaccia è solo grafica, c'est pas bon. Non va bene. Il faut qu'il y ait du sens. Deve esserci del senso. Donc voilà. Je vais revenir un petit peu dans le passé. Et adesso ritorno un po' al passato. Et j'ai une feuille avec un où je peux dessiner. Posso avere un foglio dove disegnare? Parce que là, je peux dessiner sur l'écran, mais... Oppure sullo schermo, direttamente. Là. La vagne. C'est quoi la vagne? La vagne, c'est un tableau. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas niente. Voilà. On est bon là. Alors. Je vais revenir sur le premier programme que j'ai produit, qui s'appelle La Cité des Morts. C'est le premier programme que j'ai produit, qui s'appelle appunto La Città dei Morti. Par ailleurs, mais c'est une parenthèse, c'est un programme qui a eu beaucoup d'audience en Italie. Ed è un programma che ha avuto molto audience in Italia. Mais beaucoup, c'est-à-dire ma à molto. Peu près 15%. Cioè il 15% degli spettatori erano italiani. Et venaient d'Italie. C'est un programme, j'ai commencé à travailler dessus en 2003. Abbiamo cominciato a lavorarci nel 2003. Et il a été mis en ligne autour. Ed è stato messo online intorno al. De 2005. Al 2005. C'est peut-être la première fois où j'ai employé le mot web documentaire. Forse è la prima volta in cui ho utilizzato la parola web documentario. Et c'est la première fois ou une des premières fois où le mot apparaît aussi en France en tout cas. Ed era anche una delle prime volte in cui questa parola appariva in Francia. Alors le sujet c'est Ciudad Juárez. Est-ce que vous connaissez Ciudad Juárez? Ciudad Juárez. C'est Ciudad. Ciudad, c'est la ville. Ciudad Juárez, c'est une ville. Non so se conoscete questa città, Ciudad Juárez. C'est une ville qui a la frontière. Una città che ha la frontiera. Entre le Mexique et les États-Unis. Tra il Messico e gli Stati Uniti. Et cette frontière, c'est le fleuve, c'est El Paso.
E questo, questa, a questa frontiera c'è il fiume? Sì. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment une ville, c'est-à-dire il y a Ciudad Juárez et El Paso aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est vraiment tout, tout près des États-Unis. È davvero proprio molto vicino gli Stati Uniti al Messico. Aujourd'hui, Ciudad Juárez, c'est une, ville les plus une des villes les plus dangereuses du monde. E attualmente, questa città è una delle città più pericolose al mondo. C'est la ville des cartels mexicains. È la città dei cartelli messicani. Et il y a 10 ans, quand on a... Et 10 anni fa, quando ci abbiamo lavorato... C'était une ville qui avait un triste record. Era una città che aveva veramente un ricordo triste. C'était triste. La capitale mondiale du féminicide. Cioè, era la capitale mondiale del femminicidio. 400, en 10 ans, 400 femmes assassinées. 400 donne assassinate in 10 anni. Pas de coupables. Non c'erano colpevoli. Voilà. Je prends souvent l'exemple, mais Gotham City dans Batman. Gotham City in Batman. Non, questo è l'esempio che faccio sempre. No, vraiment. Pourquoi cette ville concentre? Perché questa città concentra ce taux de criminalité et spécialement les femmes? Questo tasso di criminalità e soprattutto verso le donne. Donc, c'est deux journalistes, un photographe et... Quindi due giornalisti, un fotografo e un giornalista, sono venuti da me. Ils préparaient un livre, ils préparaient aussi un reportage télé. Stavano preparando un libro, un reportage alla televisione. Et voilà, donc on a appelé ça la cité des mortes, je sais pas si... Quindi l'hanno chiamato così, la città dei morti. Voilà. Delle morte, anzi, perché è femminile. Et l'objectif du documentaire, du web documentaire, c'était de comprendre pourquoi... C'était les femmes principalement qui étaient assassinées. E l'obiettivo era quello di capire perché in particolare le donne venivano assassinate in questa città. Donc, je vais pas passer beaucoup de temps sur ce programme, mais en gros la réponse à la question. Non mi fermerò adesso troppo su questo, però la risposta a questa domanda è stata. C'est que c'est une ville qui concentre tous les mâles. Tous les maux du monde moderne. E perché questa è una città che concentra in sé tutti i mali di una società moderna, di una et città moderna. E principalmente del capitalismo. In particolare del capitalismo. C'est-à-dire que beaucoup des femmes du Mexique venaient travailler dans cette ville, quindi venaient du sud du Mexique. Molte donne messicane dal sud del Messico venivano a lavorare in questa città. Dans les grandes entreprises des maquiladoras, qui sont les grandes entreprises aziende di maquiladoras. Sì, qui sont les usines des très grandes marques européenne et internationale. Che sono le fabbriche di grandi marchi europei e internazionali. Et donc qui était un peu à l'écart de la ville et donc les conditions de travail. Alors d'un côté c'est l'émancipation pour des femmes. Quindi da un lato c'è l'emancipazione delle donne. Et de l'autre côté l'exploitation évidemment. E dall'altro lo sfruttamento ovviamente. Par ailleurs, la relation entre Ciudad Juárez et El Paso aux États-Unis. E la relazione poi tra questa città e El Paso degli Stati Uniti. C'est que les Américains ils renvoient systématiquement tous les prisonniers et surtout les délinquants sexuels dès qu'ils sortent de prison d'El Paso, ils les renvoient vers Ciudad Juárez. E in particolare tutti gli americani, tutte le prigioni americane, una volta che i maggiori delinquenti uscivano di prigione, li mandavano tutti in questa città. Plus le cartel des drogues. Poi c'erano i cartelli della droga. Plus comment dire, la violence des hommes faite aux femmes dans la violence domestique. C'erano la violenza degli uomini nei confronti delle donne, quindi la violenza domestica. Plus d'un côté les femmes qui s'émancipent, de l'autre côté les hommes qui trouvent pas de travail parce que les usines étaient principalement réservées aux femmes. Poi anche questa emancipazione femminile e l'odio degli uomini che invece non riuscivano a trovare lavoro perché queste fabbriche erano destinate soprattutto al lavoro delle donne. Plus la corruption, etc. Poi etc. la corruzione, eccetera. E questo c'est è les Gotham qui City. Donc, au final, sono le donne che pagano. Au final, il n'y a pas un coupable, il y a plein de raisons. Alla fine non c'è neanche un colpevole e ce ne sono tanti di motivi per questo. E donc, ce qui m'intéresse de vous montrer dans ce programme, c'est la manière dont nous, on a été maladroits. E la maniera in cui noi siamo stati maldestri. Et alors, c'était le premier et évidemment, c'était une forme d'intuition. È stato il primo nostro documentario, quindi c'è stata anche una forma di intuizione da parte nostra. Je vais vous le montrer. Alors.
J'espère que ça va marcher encore. Parce que c'est un vieux programme, hein. C'est vraiment du... Spero che funzioni ancora perché è un vecchio programma. Début, donc j'ai eu une introduction assez cinématographique. Quindi all'inizio c'è stata un'introduzione abbastanza cinematografica. Amen. Parlant de 10 ans. Parlando ovviamente di 10 anni fa. Il y a 10 ans, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion. 10 anni fa non c'era YouTube, non c'era Facebook, non c'era niente. L'internet. Il est encore beau. Era bello, internet era bello ancora, poi hanno rotto tutto. On a une introduction un peu cinématographique et on a une voix journalistique qui nous c'è quindi una voce giornalistica che ci spiega. Et là, je m'aperçois que je peux avoir des interactions. E io qui mi accorgo già che posso avere delle interazioni. Un atto di frustration per non poter tenere l'occhio delle mujeres. Nuestro gruppo che si chiama 8 de marzo. Donc, ça, c'est un des fondamentaux. Questa è una delle cose fondamentali. De nous, notre approche. C'est donner un rôle à l'internaute. E quello di dare un ruolo all'internauta. Donc là, c'est un peu maladroit. Quindi qua è un po' maldestra come cosa. C'est juste aller chercher. Perché en fait, è proprio si giusto andare a cercare. Ça, c'est évidemment un poste de radio, de voiture. Questa è una postazione radio per la macchina anche. Et en fonction des fréquences que je vais aller trouver. Quindi in funzione delle frequenze che vado a trovare. Je vais avoir accès à différentes interviews. Avrò accesso a diverse interviste. Ok. Donc ça, on va dire que c'est tout ce qui est son. Quindi questo, diciamo, è tutto quello che riguarda il suono. Et puis ici, je vois que j'ai une sorte de, comme pour les jeux vidéo, comme pour les manettes. Poi come per i videogiochi, vedete che qui abbiamo un joystick. Ça aussi, c'est un parti pris très fort. Est-ce qu'on a le droit de faire du design de jeux vidéo quand on parle de femmes qui sont assassinées? E anche qui è una scelta molto forte perché ci diciamo abbiamo il diritto di fare un gioco, un videogioco quando si parla della morte di donne? Grosse question. Quindi questa è una grossa domanda. Grosse question qui anime le documentaire, pas seulement sur internet. Che anima il documentario e non solo in internet, ma anche alla televisione, al cinema. Quelle est la place du graphisme dans un récit du réel? Qual è il posto della grafica in un racconto di realtà reale? Là, il y a différentes familles, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Ovviamente ci sono diverse scuole di pensiero, ci sono persone che sono a favore e persone contro. Bon. Néanmoins, quand on navigue, là, donc, on est sur la radio, les sons, et puis là, qui par siamo exemple, sulla radio. Je vais aller dans les photos. Qui si può passare alle foto. Et pour ceux qui connaissent bien la photographie, je vais utiliser le compte-fil du photojournaliste. Vedrete che utilizzeremo il mirino, sì, il mirino del fotogiornalista per quelli che conoscono la fotografia. Et du coup, je vais pouvoir voir zoomer sur les photos. Vado a zoomare sulle foto, quindi come una lente di ingrandimento. Et le principe c'est que j'ai toujours une scène prise avec trois photographies. Trois il principio è che ogni scena viene presa da tre fotografie, quindi secondo tre punti di vista.
Donc ça, par exemple, c'est la preuve qu'un des suspects était en réalité innocent et que le procès verbal est manipulé. Ad esempio, questa è una prova secondo la quale uno degli investigati era in realtà innocente e che quindi i verbali, tutto veniva manipolato. Ensuite, j'ai une troisième famille de contenu, c'est des vidéos. Poi ci sono dei video. Et là, on va jouer beaucoup avec l'émotion. E lì si gioca molto con le emozioni. Et enfin, bonjour. Buongiorno. J'ai une autre entrée qui est une entrée par, on va dire, personnage. Ed è, c'è un altro ingresso, diciamo un ingresso per personaggi. D'un côté les suspects. Da un lato ci sono i sospetti. Et de l'autre, tous les autres personnages. Et dall'altro ci sono tutti gli altri personnages. Donc vous voyez, il y a vraiment l'univers du jeu vidéo. Vedete che c'è proprio tutto l'universo dei videogiochi. Et en même temps, et enfin dernière famille de contenu qui sont les cartes. E poi ultima famiglia di contenuti sono le carte, le schede. Et je vais pouvoir allumer. E quindi io posso accendere. Voilà, les maquiladoras, on, off, on. Le bus, parce que le bus joue un rôle dans Posso le chemin. Posso accendere, ad esempio, bus, autobus, perché gioca un ruolo importante. Et je peux aller voir des photos aussi. Posso andare anche a vedere delle foto. Donc voilà, c'est un programme qui a 10 ans. Quindi questo è un programma di 10 anni fa. Mais déjà, il y a quelques intentions de ce qui va devenir important, par exemple la cartographie. Ma già ci sono i primi elementi di quello che diventerà importante, come la cartografia. Et effectivement, je me souviens quand je présentais ce programme, je disais, j'ai l'intuition que la cartographie interactive, c'est quelque chose qui va devenir puissant. E già mi ricordo che 10 anni fa, quando presentavo questo programma, dicevo che la cartografia interattiva, secondo me, sarebbe diventata importante. Bon, aujourd'hui, Google Maps, c'est... Oggi Google Maps... C'est l'internet, quoi. E internet. Ce que je veux vous montrer avec ce programme, c'est donc, quello che vi mostro con c'est questo vraiment la programma. Maladresse. C'est-à-dire que c'est un programme qui résonne par typologie de contenu uniquement. Abbiamo un programma che ragiona per tipologie di contenuti unicamente. D'un côté les sons, quindi, de l'autre les vidéos. Da un lato i suoni, dall'altro i video. De l'autre les textes, dall'altro de l'autre i testi, les dall'altro le schede, le mappe. Et donc on se retrouve avec quindi, une arborescence. Ci ritroviamo con un albero tipo questo. C'est-à-dire, on a le spectateur au milieu. Abbiamo lo spettatore al centro. Et il va là, il revient par là, il va poi là, va lì, il revient par là. Ritorna qui, va lì, ritorna qui. Mais il n'y a pas d'histoire. Ma non c'è storia. L'avantage. Il vantaggio. C'est que ce sujet-là, il n'y a pas d'histoire vraiment non plus. E che anche in questo soggetto non c'è una storia realmente. Et donc finalement, ce qu'on voulait faire aussi, c'était que une fois le programme dure 40 minutes. Il programma dura 40 minuti, quindi quello che noi volevamo fare. C'est que à la fin, chacun puisse aussi se faire sa propria interpretation. Era che alla fine ognuno potesse farsi la propria interpretazione della storia. Aujourd'hui, je referai plus ça. Oggi io non lo rifarei più. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec le documentaire, c'est un regard. Oggi quello che mi interessa invece con un documentario è lo sguardo. C'est le regard d'un auteur et que la réflexion du spectateur se fasse en opposition d'un regard, en opposition d'un point de vue. E che la riflessione dello spettatore si faccia in opposizione ad uno sguardo, ad un punto di vista dato dall'autore. Mais voilà, donc c'est, je voulais vous le montrer parce que cette manière de concevoir l'interactivité. Quindi questa maniera di concepire l'interattività. C'est celle qui vient en premier presque. È quella che forse viene come prima cosa, je come sais pas prima si intuizione. Vous avez déjà travaillé vous sur des sujets à vous. Non so se voi avete già lavorato su degli argomenti. Mais classer les contenus par famille, par typologie, c'est però la première idée qu'on a. Classificare gli argomenti per tipologia di contenuto è la prima idea che viene in mente. La deuxième idée, la seconda idea, c'est... Posso domandare una cosa?
Pensi però che come maniera di archiviare informazioni e magari aiutare NGO oppure compagnie che si occupano di diritti umani sia una cosa, un uso plausibile di questo tipo di web documentary concepiti così, cioè magari non per il grande pubblico, ma per funzionari di una NGO, per esempio, che aiutano donne in difficoltà, come in questo caso, per esempio. Bien sûr, mais c'est les NGO, elles produisent beaucoup de documentaires, Sì, però le de toute NGO façon. producono molti documentari, sì. Io, Moi, mais là, c'est très personnel. però, questo è un parere personale che vi do. Moi, comment dire? J'aime pas trop travailler avec les NGO. Non mi piace molto lavorare con le ONG. Parce que soit on travaille directement pour elles et on sait Perché exactement ce qu'on fait. o si lavora direttamente per loro e si sa esattamente quello che si fa, Mais quand tu fais un programme et que le NGO devient partenaire, e perché quando tu fai un programma e l'ONG diventa partner, c'est le début des emmerdes, quoi. è l'inizio dei casini, sì. No, in realtà sì. Volevo Non, essere non, corretta. non, c'est parce que forcément la NGO, Perché elle a un discours l'ONG militant. ha un Hein? discorso Et militante, forcément elle doit tordre un peu parfois ou exagérer un quindi peu. deve torcere un po', deve anche esagerare un po', Parce qu'elle doit mobiliser, parce qu'elle perché doit deve combattre. mobilitare Et bien la sûr que je gente. soutiens ça. Mais le documentaire, Ovviamente c'est io autre lo chose. sostengo questo, però il documentario è un'altra cosa. Mais oui, cette forme-là. Però sì, ti rispondo, questa forma qui. C'est vraiment les NGO, elles demandent beaucoup ça parce que c'est un moyen d'aller au contact des Le internautes et ONG d'engager l'internaute richiedono dans molto le questo tipo di documentario perché possono avere un contatto diretto, richiedono molto il contatto degli utilizzatori di Et Internet. sur ce programme-là en particulier, il y a beaucoup d'NGO qui en ont parlé, beaucoup, beaucoup, E beaucoup. molte ONG infatti ne hanno parlato moltissimo di questo programma in particolare. Alors, la deuxième idée La seconda idea qui vient naturellement quand on se met à réfléchir à un récit che interactif, viene spontanea quando ci si mette a riflettere su un racconto interattivo, c'est qu'on va permettre à l'internaute de prendre des chemins différents. è quello di permettere all'internauta di prendere dei cammini, dei percorsi differenti. Et notamment, je ne sais pas comment on dit en italien, mais il y a ce truc qu'on dit en français des arbres. Tu Ci sais ça? sono questi, sì, loro li chiamano in francese degli alberi, non so se voi li chiamate nel vostro linguaggio uguale. Tu vois, c'est ça. Sì, En français, on appelle ça un arbre parce que noi li chiamiamo alberi il y a une entrée perché c'è un'entrata, un et ensuite un ingresso choix, droite ou e gauche. poi una scelta, destra o Et sinistra, encore d'autres choix. e poi altre scelte ancora. Ça, c'est aussi une intuition immédiate quand on se met à réfléchir à des histoires Anche interactives. questa è un'intuizione immediata che viene quando ci si mette a lavorare su delle storie C'est que interattive, je vais pouvoir avoir plusieurs chemins cioè che différents. potrei avere diversi percorsi differenti. Io Voilà, moi je pense que c'est super dangereux, c'est très risqué. penso che sia molto rischioso, molto pericoloso, Parce que justement, on va perdre le récit, on va perdre le perché point si de vue, va quoi. a perdere il punto di vista, a perdere il racconto. On va donner un rôle au spectateur très fort, Si dà allo spettatore un ruolo fortissimo, molto mais importante, peut-être au détriment d'un point de vue et d'un regard, quoi. ma forse a scapito di un punto di vista e di uno sguardo particolare. Dimmi. A detrimento dell'autore Oui. o dello stesso spettatore? Les deux, forcément. Tutti e due. Forcément. Cioè, Puisque forzatamente sono tutti e due, obbligatoriamente. un bon web documentaire, ça va être d'abord une bonne Perché histoire un buon web documentario sarà innanzitutto una buona storia et deuxièmement une bonne interaction. e poi una buona interazione. Si l'interaction elle est trop Se forte, l'interazione è troppo forte, l'histoire elle en pâtit. la storia ne perde, ne Si. patisce. Hein? Donc, mieux que ça. Quindi meglio che questo. Moi, il y a ce que j'appelle une arborescence en arête de poisson. C'è quello che chiamiamo arborescenza a l'isca di pesce. Donc, ça, c'est un poisson. Questo è un pesce.
Donc, c'est plutôt, on va emmener le spectateur d'un point A à un point B. Quindi si porta lo spettatore da un punto A a un punto B. Mais au milieu. Ma nel mezzo. Il a quelques choix possibles. Ha alcune scelte possibili. Et en fait, mieux que ça. E meglio ancora di questo. C'est plus une des arborescences en constellation. Ci sono arborescenze a costellazione. Ça veut dire que on va ramener on va avoir des choix et ces choix-là peuvent être très très importants. Si avranno delle scelte che si potranno fare che potranno essere molto importanti. Mais on va ramener toujours. Ma si riporterà sempre. Le spectateur dans le droit chemin, dans l'histoire. Lo spettatore nello stesso cammino, nello stesso percorso. Et dans ce cas-là, l'auteur. E in questo caso l'autore. Là, il contrôle son histoire. Là può controllare la sua storia. Attention, j'ai pas dit que avec ça on pouvait pas faire d'histoire. Ça non, se trouve, ho detto oui. Che però con questo non si potessero fare delle storie, cioè si trovano anche. Je dis juste que là c'est beaucoup plus difficile. Ho detto che questo però è molto più difficile que ça. Di questo. Donc je vais vous montrer donc le programme où on a mis ça en place. Vi farò vedere poi il programma dove abbiamo messo questo in atto. C'est assez proche finalement. Ed è molto vicino poi alla fine. Comment on peut dire des livres dont vous êtes le héros, je sais pas si. Ah, i libri in cui voi siete l'eroe. Volevo chiedere quel tipo di narrazione, che tipo di cioè ha delle affinità con l'usabilità di un sito, cioè la navigabilità di un sito. Sì. Quel tipo di narrazione è uguale, cioè si sposa con la navigabilità di un sito o non c'entra niente? O la storia, diciamo, prescinde dalla navigabilità di un sito? L'esperienza dell'utilizzatore del sito, no? L'esperienza ha la stessa, cioè si rifà quel tipo di scelte oppure non c'entra niente? No, c'è très proche. Sì, è molto vicino. E j'ai dit avant que tu arrives. Però prima che arrivassi avevo detto che una buona interoperabilità. No, no problema, il faut le répéter, no, perché comunque bisogna ripeterlo, è il punto importante questo. La buona interfaccia è quella che racconta già l'histoire. La buona interfaccia, una buona interfaccia è quella già che racconta la storia. Esattamente. E ça on va le voir après ce programma. E questo lo vedremo dopo questo programma. Vi darò un esempio perfetto. Donc il y a des points de contact. Ah oui, beaucoup. Sì, sì, molti. Donc ça, est-ce que vous connaissez ce programme Tanatorama? Conoscete questo programma Tanatorama? Ah, ça, c'est Tanatorama. Super. Donc ça, è bellissimo. Ça c'est 2007. È del 2007. On a trois auteurs. Abbiamo tre autori. On a le photographe. Il fotografo. Vincent Bayet. On a quelqu'un qui écrit. Qualcuno che scrive. Julien Guintard. E on a quelqu'un qui pense l'interaction. E poi qualcuno che pensa all'interazione. E Anna Maria Jesus. Eux, ils sont venus me voir. Loro sono venuti da me. Ils avaient déjà l'histoire. Avevano già la storia. Et même beaucoup de photos, ils étaient déjà très avancés. Avevano molte foto, erano già molto avanti. Et vraiment, immédiatement, j'ai eu un coup de cœur et vraiment, ça a pris 40 minutes. J'ai dit, ok, les gars, banco. In 40 minuti io già ho detto, mi sono innamorato, ho detto, va bene. Sauf que à l'époque, il y avait pas d'argent. Però all'epoca non c'erano soldi. Pas de diffuseur, non pas c'erano de marché, mercati, persone che potessero diffondere, distributori. Pas de fonds publics, pas de fonds régionaux. Niente fondi pubblici, niente fondi regionali. All'epoca internet c'était pas du tout un endroit où on allait raconter des histoires documentaires. All'epoca l'internet non era proprio un terreno fertile dove andare a raccontare delle storie. Donc ça veut dire que je me suis débrouillé pour financer tout seul. Quindi me la sono sbrigata un po' per finanziare tutto. Et des fois, c'est pas plus mal. E a volte non è male, invece. Non, ce que je veux dire par là, c'est que une bonne idée, une bonne histoire, c'est pas forcément des centaines de milliers d'euros. Perché una buona storia, un buon racconto, non è centinaia di migliaia di euro. Non si traduce in questo spesso. J'ai produit après des programmes qui coûtent très cher. Io ho prodotto dopo dei programmi che costano carissimo. Mais celui-ci non, parce que celui-ci. Ma questo no. C'est vraiment du travail et de l'intelligence et de la sensibilità. Questo è davvero lavoro, intelligenza, sottigliezza.
Alors, le sujet, je ne sais pas comment tu vas faire pour traduire. Thanatos, c'est le dieu de la mort. Thanatos è il dio della morte. Hein? Donc, Thanatorama, c'est... On le dit là, c'est une aventure dont vous êtes le héros. Une aventure in cui voi siete l'eroe. Mais mort. Però morto. Si. Et dans cette aventure, vous allez découvrir tout ce qui se passe. In questa avventura scoprirete tutto quello che avviene. Après votre mort. Dopo la vostra morte. Donc, évidemment, c'est un angle éditorial. Ovviamente è un numero editoriale. Hein, ça va être une manière de raconter l'histoire. È una maniera di raccontare una storia. Et cette histoire, c'est effectivement une sorte d'enquête documentaire poétique. E questa è una sorta di inchiesta documentaria poetica. Sur tous les métiers. Su tutti i mestieri. Et puis, comment dire, les usages, la sociologie e sugli autour usi, de la mort. Sulla sociologia attorno alla morte. È vraiment français. È davvero francese. Sì. Le point de vue est original. Oui. Et c'est quelque chose de très très important parce que ce ed è una cosa molto importante. Ce format-là, il a été beaucoup copié. Perché questo format è stato molto copiato. Par exemple, Voyage au bout du charbon. Ad esempio, Voyage au bout du charbon. Etc. Et plein d'autres. E anche tanti altri. Sauf que le pacte éditorial. Però il parco editoriale. Quand on vous dit bonjour, je décide d'enquêter sur les mines de charbon en Cina. Ad esempio, se si decide di fare un'inchiesta sulle miniere di carbone in Cina. C'est plus difficile d'avoir l'adhésion du spectateur. È più difficile avere l'adesione dello spettatore. Que si je vous dis bonjour, vous êtes mort ce matin. Que se vi dicessi buongiorno, siete morto stamattina, il soggetto vi interessa. Donc voilà, c'est très léger, hein, c'est vraiment. Quindi, è molto leggero come. Mais évidemment, dès qu'on touche à l'intime. Però quando si va a toccare l'intimità. C'est plus facile d'embarquer le spectateur dans une expérience interactive. È più facile portare lo spettatore in un'esperienza interattiva. Donc je vous montre le début. Quindi vi faccio vedere l'inizio. J'espère avec les sous-titres. Speriamo ci siano i sottotitoli. Ça aussi c'est un vieux programme. Et là, perché anche questo è un vecchio programma. E soprattutto c'est que j'ai peur qu'on ait pas de connexion. Exactement ce matin. Est-ce que la suite vous intéresse? Étrange question. A priori, non. Et pourtant, la situation peut vous paraître inconvenante, surprenante ou contestable, mais c'est ainsi. Il faudra vous habituer. Votre constat de décès repose à vos côtés. Dûment rempli. Une simple feuille atteste ce fait désormais indéniable. Vous n'êtes plus de ce monde. Rien ne vous oblige à poursuivre. Sachez seulement que l'histoire qui débute à présent vous concerne au premier chef. Votre parcours ici-bas n'est pas tout à fait terminé. Alors, une nouvelle fois, une dernière fois, est-ce que la suite vous intéresse? Est-ce que la suite vous intéresse? Il seguito vi interessa, dice. Et là, il y a un premier choix, oui. Quindi qui c'è già una prima scelta. Avertissement liminaire. Le cheminement post-mortem que vous vous apprêtez à parcourir ne consiste pas en un long vol plané dans un tunnel sombre. Là, on a une introduction. Qui c'è un'introduzione. Là, c'est très écrit, hein, c'est sur un français très fin, très poétique. È molto scritto e anche si basa su un francese molto poetico, molto sottile, molto fine. Et on a un aperçu de quelques-unes des photos qui sont vraiment des très très belles photos. Poi ci sono delle bellissime foto. Six jours ou plus tard, vous serez inhumé ou crématisé, ainsi que décidé. N'ayez crainte, si le suspense semble se dissiper, ce n'est qu'une impression. L'aventure dans laquelle vous allez vous lancer est trop intime pour être tout à fait standardisée. Soyez-en sûr, vos funérailles seront uniques. En quoi vont-elles consister? À vous de le décider. Vous êtes libre de prévoir ou d'improviser. La différence minime entre ces deux approches s'appelle un contrat offset. Aviez-vous souscrit un contrat offset? On a un deuxième choix. Quindi qui c'è adesso una seconda scelta. C'est un choix.
qui est « Est-ce que vous avez souscrit ou non un contrat obsèque ?» Avete sottoscritto o no un contratto, non so come si dica, un contratto, c'est quoi un contrat? Tu sais, c'est quand tu es vivant, tu peux payer par avance tes obsèques pour pas que ta famille... Ah ok, quindi un contratto per il proprio funerale. Perché la famiglia non si debba occupare di questo. Bref, donc là, là il y a beaucoup d'humour. Allez, j'ai un problème d'internet, ça change. Là, on va voir. Ça peut se comprendre. Généralement, la scie. Ce que je veux vous montrer, voilà, c'est. Vous avez là l'image. Quindi qui avete l'immagine. On va dire la cartografia dell'histoire la et des choix. La cartografia della storia e delle scelte che si possono fare. Et voilà, c'est à peu près ça. Ed voilà. È un, più o meno questa che vi ho mostrato. Ça veut dire que à la fin. Quindi alla fine. Tout le monde va aller à l'exhumation. Tutti andranno all'esumazione. Voilà. Même si j'ai dit oui. Non. Anche se dico sì, no. Je retrouve l'histoire. Après, j'ai un autre choix. Est-ce que je préfère être enterré ou crématisé? Tac. Preferisco essere sotterrato o cremato. Però alla fine tutti arrivano alla stessa parte della storia. Oui. Una domanda. Quindi, dunque, l'inglese è molto aulico e anche le foto, diciamo, di quella qualità sono state fatte, ovviamente. Per mantenere l'atmosfera di intimità, e visto che stavate in un certo senso toccando le questioni essenziali, no? La morte, compagnia bella. Per quello, diciamo, un francese non. En anglais ou en français, très joli, très fin, où on a utilisé aussi des photos de très bonne qualité, parce qu'on va toucher l'intimité, et donc le sujet de la mort qui est très. Bien sûr, oui, c'est vraiment un travail d'auteur. Si, è proprio un lavoro d'autore. C'est vraiment tout est voilà, donc c'est très difficile à traduire, même en anglais, j'ai pas réussi à le traduire. È molto difficile, anche in inglese è stato difficile tradurlo. J'avais pas assez d'argent pour faire appel à un écrivain qui. Perché non potevo fare, non avevo abbastanza soldi per chiamare uno scrittore. Là, c'est même plus une traduction, c'est une adaptation. Perché non era neanche più una traduzione, era un adattamento. On touche tellement à l'intime. Perché si va a toccare talmente tanto l'intimo, la società. On a dû faire un choix difficile dans ce cas, dans ce cas-là, parce que le français c'était plus difficile, plus oblique. Donc pour maintenir un profil très élevé de l'œuvre, vous avez eu des difficultés, parce qu'en français c'était très fin la langue, l'utilisation de. Mais j'ai pas eu de difficulté, non, c'est difficile à traduire. Non, era difficile da tradurre, però non ho avuto difficoltà. Non. Ah oui, en français c'est parfait quoi. En français c'est parfait. Et l'idée, si tu veux, en 2007, c'était aussi de dire voilà, les ordinateurs évoluent. L'idée en 2007 era quella di dire i computer evoluti. Au débit, il n'y a pas encore vraiment YouTube. Non c'era ancora YouTube. Il existe, mais il démarre, il est tout petit. Esiste, ma sta iniziando adesso, è proprio piccolo come sfera. Et ouais, l'idée c'était de dire voilà, surtout si tu as la chance d'avoir un grand écran, un casque et que tu regardes ce programme à minuit ou 1h du matin tout quindi, seul. Quindi l'idea era se hai la possibilità di guardare davanti a uno schermo con che ne so, delle cuffie a mezzanotte a casa tua questo programma. Et ben là il va se passer quelque chose de l'ordre de l'émotion. Quindi qualcosa a livello di emozioni passerà, succederà. E ça c'était une des grosses questions. Peut-on arriver à faire passer de l'émotion avec un ordinateur? Quindi la domanda è stata quella, riusciremo a far passare delle emozioni attraverso un computer? Aujourd'hui, ça paraît évident. Oui, parce que tu oggi regardes tes films, evidente, tu regardes tes séries. Sì, perché voi potete vedere dei film, tutto quello che volete. Mais il y a 10 ans, c'était beaucoup ma plus compliqué. 10 anni fa era più difficile. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause maintenant? Volete che facciamo una pausa adesso? Un café, on prend un peu l'air, parce qu'après on va passer un gros morceau. Perché poi passiamo ad un grande pezzo. Ça va? Moi je veux bien faire une petite pause et. Parce que c'est fatigant de parler à deux comme ça. Hein?